Vincenzo Lozito. Parliamo di Abruzzo. In Abruzzo lui è testimone di anomalie sulla gestione di fondi nel post terremoto dell'Aquila, quindi una vera porcheria. Lui denuncia presunte irregolarità ai danni del Comitato Croce Rossa Italiana regionale d'Abruzzo, irregolarità compiute da parte del presidente che firmava, pensate un po', dei mandati di pagamento e quant'altro, contrariamente a tutti i regolamenti di amministrazione pubblica, che prevedono in realtà che tali compiti spettino solo al direttore regionale. Allora cosa fa il nostro maresciallo capo? Denuncia i fondi mossi senza questa competenza, ovviamente viene trasferito, poi è stato pure querelato per quanto scrive nel suo blog. Allora, l'hanno trasferito, gli hanno bloccato lo stipendio, la Croce Rossa Italiana l'ha denunciato per diserzione aggravata al Tribunale Militare. Probabilmente lo volevano zitto, ma per nostra fortuna lui è Lozito. Vai. Salve a tutti, sono il maresciallo capo Vincenzo Lozito del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana. La mia storia è stata già diffusa su alcune testate giornalistiche e anche sul blog di Beppe Grillo, ma ve la racconto ora in sintesi avvalendomi di questi appunti che ho preparato a mente fredda per non farmi prendere dall'emotività e dire cose che posso rappresentare solo nelle sedi giudiziarie competenti ed evitare di dovermi difendere da eventuali e ulteriori querele che, oltre a procurarmi altro stress, hanno prosciugato tutti i miei risparmi di una vita per sostenere i costi degli avvocati. Lavoro nella Croce Rossa Italiana e fino all'11 agosto 2008 ero in servizio come funzionario amministrativo nel Comitato Regionale Abruzzo all'Aquila, presieduto dalla professoressa Maria Teresa Letta, sorella del sottosegretario di Stato Gianni Letta. La Croce Rossa, come molti di voi sapranno, è un ente pubblico, finanziato attraverso i contributi che ogni anno i ministeri preposti erogano, quindi parliamo di soldi nostri. Come gli altri enti, la Croce Rossa è un organo politico che stabilisce gli obiettivi, è un organo amministrativo che ha il compito di organizzare e gestire le proprie attività. Quindi l'organo politico non può e non deve entrare nella gestione amministrativa e non può gestire risorse e denaro. Durante la mia attività ho rilevato che la Presidente del Comitato Regionale Abruzzo, professoressa Maria Teresa Letta, non svolgeva la sua funzione in modo conforme alla legge e ai regolamenti, occupandosi anche dell'attività prettamente amministrativa, fra cui la gestione autonoma e tutt'altro che trasparente del denaro pubblico, con ben due conti correnti della Croce Rossa Italiana gestiti a sua firma. Perché parlo di gestione autonoma e non trasparente? In primis perché tale gestione compete solo al direttore regionale e quindi non alla signora Letta. Ed in secondo luogo perché avevo riscontrato che presso il comitato non vi erano i libri contabili, non vi era il partitario delle fatture. Inoltre veniva utilizzato dalla stessa Letta un protocollo parallelo e carta intestata con numero di fax non corrispondente alla sede del Comitato Regionale CREI Abruzzo, appositamente per sviare posta in entrata, come ad esempio le fatture. Queste attività venivano svolte dalla signora Maria Teresa Letta in maniera indisturbata e autoritaria. Avevo anche rilevato che la stessa Letta rivestiva un doppio incarico, che oltre ad essere presidente del Comitato Regionale CREI Abruzzo era anche responsabile amministrativo del comitato locale CRI di Avezzano, cioè controllore e controllato erano la stessa persona. Dopo aver richiesto di ripristinare tale situazione, non avendo avuto alcun riscontro, mi sono sentito in dovere di segnalare queste gravi anomalie ai competenti organi della sede centrale della Croce Rossa Italiana. Dopo numerose segnalazioni giunse finalmente un'ispezione da parte di tre componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, che si è conclusa purtroppo con un pranzo di questi revisori con la stessa Maria Teresa Letta. Ho provveduto a denunciare, oltre a tutte le anomalie riscontrate, anche questo fatto increscioso alla Corte dei Conti regionale dell'Aquila e alla Procura Generale di Roma, oltre alla Procura della Repubblica, ed ancora attendo fiducioso un riscontro dal 14 marzo 2008. Vista la situazione, ho reso pubblico l'accaduto e da quel momento è iniziato il mio calvario.
Sono stato querelato per calunnia da tutti e 7 i membri del Collegio dei Revisori dei Conti e non dai soli 3 revisori che sono venuti a fare l'ispezione. Dopo 2 rinvii presso il Tribunale di Roma avrò il 13 ottobre prossimo l'udienza. Per tale querela sto rischiando addirittura il carcere. Tutte le persone che nel frattempo hanno provato a riorganizzare la gestione del Comitato Regionale Abruzzo sono state puntualmente rimosse. Ben 3 direttori sono stati trasferiti. Anch'io sono stato trasferito a circa 300 km da casa mia per la seconda volta e sempre da autorità. Abito ad Avezzano, un comune in provincia dell'Aquila, e mi hanno trasferito ad Assisi. Nonostante il parere contrario del Collegio Medico della Croce Rossa Italiana, in quanto nel frattempo, a causa dello stress per questa situazione, ho avuto un infarto con l'applicazione di 3 bypass. Pensate, la Croce Rossa mi ha trasferito da autorità per la seconda volta quando mi trovavo ancora in sala rianimazione. Nel frattempo il commissario straordinario della Croce Rossa Italiana, l'avvocato Francesco Rocca, oltre a querelarmi anche lui per diffamazione, ha avviato a mio carico ben 3 provvedimenti disciplinari di Stato e attendo ancora l'esito. Da luglio mi hanno sospeso lo stipendio. Volete sapere il perché? Perché visti i miei noti problemi di salute non mi sono recato presso il comando di Assisi, non potevo fare circa 600 km al giorno tra andare e tornare, ero convinto che bastasse il parere contrario al mio trasferimento emesso dal Collegio Medico della Croce Rossa, ma mi sbagliavo. Solo poco tempo fa ho saputo che il parere del Collegio Medico non è considerato dalla Croce Rossa e la Procura Militare, su loro richiesta, mi ha anche indagato per diserzione aggravata. Quindi non ho potuto far altro che obbedire all'ordine di trasferimento per non essere licenziato. Da qualche tempo lavoro ad Assisi e per evitare di stressarmi troppo utilizzo un camper. Non ho la possibilità di pagarmi l'affitto di una casa ad Assisi, ho già un mutuo e i figli all'università. Dormo e mangio in camper, non posso seguire la terapia medica, sono accampato sotto la sede di Assisi e questo, come potete ben immaginare, non giova certo alla mia salute. La Croce Rossa Italiana mi sta anche richiedendo le somme che ritiene di avermi impropriamente erogato, che ammontano a 22.000 euro. Questo perché per diversi mesi la mia patologia mi ha costretto ad astenermi dall'andare a lavorare ad Assisi. Proprio per questo motivo ho chiesto tante volte all'amministrazione di assegnarmi in una sede più vicina alla mia abitazione per poter continuare ad essere seguito dal mio cardiologo di fiducia. Nessuna risposta mi è mai pervenuta, se non la diffida a raggiungere immediatamente la sede dell'Umbria. Da qualche tempo lavoro ad Assisi, anzi sto ad Assisi, senza fare niente, perché non c'è niente da fare lì. Sono la quarta persona assegnata a guardare il panorama, perché non ho nemmeno il posto a sedere. Questo vi fa capire che sono stato trasferito perché dovevo essere punito per aver osato denunciare l'anomala gestione della Croce Rossa abruzzese da parte della signora Maria Teresa Letta, sorella di Gianni Letta. Mi sono chiesto più volte come potesse un ente umanitario come la Croce Rossa accanirsi così tanto su un dipendente con ritorsioni di ogni genere solo per aver fatto il proprio dovere. Mi accusano di aver infangato il simbolo della Croce Rossa. A quelle persone dico che non è così. Avere il coraggio di rappresentare quali sono le cose che non vanno all'interno dell'istituzione presso la quale lavoriamo non si traduce nello sporcarla, anzi nel volerla migliorare. Approfitto dell'occasione che mi è stata concessa oggi per invitare tutti coloro che sanno a trovare il coraggio di denunciare, proprio come ho fatto io. Solo così si ha la possibilità di migliorare le cose. Nascondendo le beghe interne significa essere complici. Cittadini onesti, uniamoci tutti, solo unendoci riusciremo a far funzionare la cosa pubblica, che è di tutti e non proprietà esclusiva di alcuni che ne sono a capo. Quello che vi chiedo è di non lasciarci soli, abbiamo bisogno di tenere i riflettori puntati sulla gestione della Croce Rossa, ma non riusciremo a farlo senza il vostro aiuto. Diffondete questo mio messaggio affinché arrivi nelle istituzioni competenti. Grazie a tutti per avermi ascoltato. Grazie mille.